Questo pacco contiene quello di cui ho parlato in uno scorso video, ovvero nello spacchettamento online di Pokémon. Ho già distrutto la scatola perché sì, non volevo perdere tempo a fare tutto quanto preciso, a tagliare lungo la plastica e tutto il resto, e così l'ho strappata letteralmente e sto per prendere il suo contenuto, che è qualcosa di eccezionale. Allora, ci siamo, sono due mazzi tematici Pokémon. Ma non sono dei mazzi tematici tipo gli ultimi usciti o cose del genere. Ma sono, diciamo, i primi usciti? Sì, sono i primi mazzi tematici, vorrei sottolineare, ancora boxati, ancora con la pellicola intorno, non so se rendo bene l'idea, dei primi mazzi Pokémon del 98, 95, 96, 97, no, ah, 97 non c'è, sarà il 98, comunque sì, in Italia dovrebbero essere usciti nel 2000. Sono ovviamente incendio e buio totale, anche perché c'era anche quello di Pikachu e Mewtwo, e quello di com'è che si chiama? Bulbasaur, Venusaur, Ivysaur, insomma, c'era anche quell'altro, ma non l'ho preso perché non avevo soldi. Semplicemente non avevo voglia di spendere troppi soldi solo per un Pokémon che non mi interessa più di tanto. Alla fine l'erba è il mio tipo tra i meno preferiti, quindi ho deciso di non prenderlo per niente. Ma andiamo a vedere un attimo cosa dicono questi, il retro di questi mazzi, di questi box. Proprio come nel famoso gioco Pokémon per Game Boy, solo dopo un lungo allenamento potrei considerarti un vero Pokémon Master. Colleziona e allena Pokémon in questo nuovo gioco di carte collezionabili per poter sfidare gli altri giocatori di Pokémon, attaccando con le stesse. Ma c'è una virgola? Sì, attaccando con le stesse abilità che hai visto nei cartoni animati di Pokémon. Sarai veramente in grado di diventare il migliore Pokémon Master del mondo? Continua a giocare a Pokémon e lo scoprirai. Ovviamente, questo mazzo contiene 60 carte, un gettone Pokémon, segnalini di danno e un regolamento. Ogni mazzo include una carta olografica speciale. Colleziona tutti e quattro i mazzi tematici, divertiti a giocare e collezionare. Adatto per giocatori di 10 anni in su. Sono mazzi avanzati, non base. Va bene, io direi di passare ad aprirli. Inizio col mazzo buio totale, anche perché è tipo acqua e il mio tipo preferito è il fuoco, come ho detto in svariati video. Carino comunque sia. Boxati, tenuti egregiamente, devo dire. Dunque, qui dentro non c'è nulla, c'era proprio solo questo qua. Ah sì, qui dietro ci sono tutti quanti i segnalini danno, anche quando va capo il Pokémon che ti segna col teschio. Non so se hanno cambiato, perché è tanto che non compro un mazzo tematico Pokémon. L'ultimo l'ho comprato nel 2006, mi sembra. 2008 o 7 o 2008. Ah no, solo i segnalini di danno. Sono 1, 2, 3, 4. Ah ok, 4x3 è 12. Va bene, 120 punti danno massimo. Ok, le regole. Ah, ma non c'è il campo. Ah, ok. Pensavo ci fosse anche il campo, ma no, non c'è. Allora, i mazzi tematici all'inizio erano 4. E qui ci sono anche tutti quanti i Pokémon che puoi trovare negli altri mazzi. Ok. Interessante. Ma andiamo a vedere quello che mi interessa più di tutti. Hitmonchan! Bello! Molto bello Hitmonchan. Mi ricordo che un amico mio ce l'aveva da pacchetto, ma era una cosa assurda. Potrebbe essere considerato un sacrilegio aprire questo tipo di reliquie? Non lo so. Abbiamo Hitmonchan, Squirtle, Farfetch, Wartortle, un altro Wartortle, Farfetch, Squirtle, 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 Staryu, 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 Onix, ancora Onix, Sandshrew, Machoke, che poi io ci avrei in mazzo Aqualotta. Praticamente simile a questo. Costruito con anni di fatiche, tutte energie. Ok, e hai domande? No! Questa carta, una carta bonus di cui non mi faccio nulla, però interessantissimo, molto bene, mi piace. Mi aspettavo di trovare Wartortle olografico, ma non Hitmonchan. Va bene però. Anche la moneta di Chansey è bellissima. Ah, qui dietro, ma perché all'incontrario? Cioè, Chansey così è dritto, ma dietro è all'incontrario, devo girarlo. Questi mazzi sono del 99, usciti in Italia nel 2000, credo, perché comunque sia,
Il gioco in Italia è uscito nel 99, il primo gioco di carte Pokémon, il primo gioco per videogame Pokémon, ma penso nel 2000 i mazzi di carte, anche perché l'anime è uscito nel 2000. Molto bene. Io avrei queste carte, ce le ho praticamente tutte da pacchetto, se non sbaglio, ma della prima generazione proprio. Forse è l'unica che mi manca. No, ce l'ho tutte, ce l'ho. Sì, tutte quante da pacchetto, tranne Hitmonchan, che non ce l'ho da pacchetto, mai avuta. Però questa qui ora ce l'ho olografica, bene. Molto interessante. Oddio, diciamo che settare una strategia con questo tipo di deck è molto difficile, anche per il fatto dei due Farfetch e i ripetitivi Squirtle, comunque sia. Perché se andiamo a vedere, sono due Quartartle, ok. Io nel mazzo metterei, sì, oddio, tre Squirtle, diciamo che è la tattica, diciamo, base per ogni mazzo, mettere tre Squirtle. Però comunque sia, non è delle mie preferite. Io metterei due Squirtle, un Quartartle e un Blastoise, metterei. Sono quattro Squirtle. Sì, praticamente è l'ultimo mazzo che ho comprato, se non sbaglio. Tre Staryu, però, non ti danno neanche uno Starmie. Però comunque sia, ci sono delle carte addestramento davvero buone, tipo Super Rimozione di Energia, Plus Potenza, che è molto utile, l'ho giocata non so quante volte, i miei avversari, anche se non erano molto bravi, si incazzavano, ma non erano bravi, quindi non avrebbe senso giocarla oggi. Professor Oak potrebbe essere buona, ma neanche più di tanto alla fine, perché va bene se hai una carta, ma se ne hai 3, 4, 5 e sono buone, iniziano già ad essere pesanti, inizia a essere pesante la cosa. Ventata è molto buona. Distruzione di energia. Scegli una carta energia assegnata a uno dei Pokémon del tuo avversario e scartala. Credo sia bannata al giorno d'oggi. Poi vabbè, tutte quante le energie, ok. Ah, anche un po' stampate male, ma ci sta. Ci sta. La cosa strana è che ci sono più energie lotta, ma forse sì, perché comunque sia, oddio, anche Squirtle, comunque sia Staryu, hanno diverse. Ah, ci sono più Pokémon di tipo lotta normale che acqua. E questo spiegherebbe tante cose. Poi abbiamo anche la descrizione del mazzo e le carte che dovremmo togliere e aggiungere. Dunque, andiamo a vedere per le carte del mazzo buio totale. Lo scopo del mazzo buio totale è quello di eliminare le carte energie del tuo avversario per rendere inermi i suoi Pokémon. L'abbiamo visto con Super Rimozione di Energia, che saranno poi sconfitti dai tuoi Pokémon. Le carte Pokémon incluse in questo mazzo formeranno una miscela ancora più potente dopo l'aggiunta di alcuni Pokémon evoluti, Starmie e Blastoise. E infatti, il tema della distruzione di energia viene sottolineato includendo Dragonair e un'altra carta di Super Rimozione di Energia. Dunque, dovremmo togliere due energia lotta e aggiungerne due acqua, perfetto. Togliere un Sandshrew e aggiungere due Starmie. Togliere un Onix e aggiungere un Blastoise, che sarebbe anche fantastico. Ce l'ho un Blastoise. Due Farfetch e aggiungere tre Dratini. Togliere una Ventata e un Plus Potenza e aggiungere un Dragonair e un Super Rimozione di Energia. Il che mi sembra alquanto normale per un mazzo del genere. Comunque sia, questa è la prima volta che provo a fare un deck review e penso sia uscito abbastanza male. Comunque sia, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Questo è uno spacchettamento, uno sbustamento, chiamatelo come vi pare, un unboxing speciale, perché comunque sia si tratta di uno dei primi mazzi Pokémon 2000, insomma è una cosa abbastanza antica, tenuta oltretutto in modo egregio, e ringrazio l'utente di Facebook che ha segnalato che aveva in magazzino questi mazzi, e ringrazio per avermeli anche venduti a un prezzo molto ragionevole, perché se andate su eBay a cercare questi deck li trovate intorno ai 50, 60, 70 euro l'uno. E lui ha detto: guarda, li vendo a questo prezzo perché comunque sì, mi sono fatto un giro su internet e sono a prezzi assurdi. Quindi grazie a tutti per aver seguito questo video e ci vediamo con il prossimo video fra una settimana esatta, che sarà questo spacchettamento. Unboxing, sì, vabbè, è la stessa cosa, dai!